Stranamente, l'attacco integralista islamico si rivolge di più contro gli ebrei che non contro i cristiani. Qua c'è un'intera pagina, vedete? Un'intera pagina del Corriere della Sera Odierna, una paginata intera, vedete? Una paginata intera. Ah, si vede, vero? Una paginata intera dedicata alla questione. Ora, senza entrare tanto nei particolari, perché i particolari, come si suol dire, stanno tutti in cronaca, ma è anche difficile. E sorprende che gli integralisti islamici attacchino prevalentemente obiettivi ebraici anziché obiettivi cristiani, perché se riflettiamo bene, è vero che cristianesimo e islamismo derivano dall'ebraismo. Cristianesimo ed islamismo sono due religioni, figlie della religione ebraica. D'accordo? Sia il cristianesimo che l'islamismo hanno gli stessi identici 10 comandamenti del mondo ebraico e se li fanno tutti al Vecchio Testamento, se li fanno. Però l'islamismo è molto più vicino all'ebraismo del cristianesimo. Il cristianesimo si caratterizza come una religione che deriva dall'ebraismo, ma è una religione quasi pagana. Quasi pagana, con tutte le statue degli dei, le statue dei santi, delle sante, tutte le chiese prodigiosamente illustrate. E invece l'islamismo ha quella astrattezza tipica dell'ebraismo, come si deve rappresentare l'immagine di Dio e via di seguito. Ecco, e quindi, allora perché l'islamismo, diciamo, estremista se la prende di più con gli ebrei, col mondo ebraico, anziché con il mondo cristiano? È proprio per questo motivo, perché l'islamismo teme di più la concorrenza dell'ebraismo, sono troppo simili, troppo vicini. Se inseriamo la questione nel contesto della famiglia monogamica patriarcale, il papà, la mamma, i figli, qua abbiamo il papà che è il mondo ebraico e abbiamo due figli che sono il cristianesimo e l'islam. E l'Islam non vuole essere una copia di suo papà. Il cristianesimo si è differenziato dal papà, il cristianesimo si è differenziato dal suo papà, mondo ebraico. È molto pagano il cristianesimo, molto pagano. E invece l'Islam è nato troppo simile al papà. Al mondo ebraico, e allora vuole differenziarsene. Nietzsche diceva che una delle condizioni dell'affermazione è la distruzione, una delle condizioni dell'affermazione è la negazione. E allora l'Islam nega, distrugge i papà per potersi affermare come religione autonoma. Ecco, cari amici, sono delle considerazioni che faccio sulla base di questa paginata. Vedete che paginata? Poi mi interesserebbe tanto pure parlare di questa bella coppia, questa bella coppia di terroristi. Guardate che bella coppia. Lei una bella algerina e lui un bel negrone. Guardate che maschione che è lui. Vabbè, magari ne parlerò in seguito. Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.